Rete della Green Economy. Questo è il nome del progetto ideato e realizzato dalla CNA di Roma con il contributo della Camera di Commercio e presentato nello spazio informale di Via dei Cerchi. Dal solare termico al fotovoltaico, dalle caldaie alla riqualificazione energetica dell'edilizia residenziale e non. Per garantire la qualità delle imprese che operano in questo settore, la rete della Green Economy sarà una sorta di bollino blu che segnalerà ai cittadini le aziende più qualificate e in grado di garantire, allo stesso tempo, risparmi sulle bollette della luce e del gas e la riduzione dell'inquinamento in città. Bisogna recuperare terreno sul fronte della Green Economy, su cui purtroppo l'Italia è in ritardo nella ricerca, come nella produzione e nella presenza di impianti, ha spiegato il direttore della CNA, Lorenzo Tagliavanti, che ai nostri microfoni ha aggiunto. Solo due giorni fa gli italiani hanno respinto il nucleare. Questo ovviamente responsabilizza di più gli operatori del settore impiantistico per quanto riguarda l'energia. Per questo le imprese artigiane di Roma hanno deciso di creare un consorzio, una rete, un marchio dove poter mettere a disposizione della cittadinanza, ma sia anche delle imprese, un'offerta per quanto riguarda l'installazione del fotovoltaico. Questa è l'iniziativa che oggi noi presentiamo, una rete di oltre 70 imprese qualificata. Per quanto riguarda la qualificazione è stata interessata la Camera di Commercio, che darà un marchio di qualità. Perché è importante il marchio di qualità? Non soltanto perché in questo modo si avranno a che fare con delle imprese sicuramente esistenti, ma soprattutto perché sono qualificate. La partita dell'energia è una partita importante e quindi bisogna poterla realizzare nel modo migliore possibile. Scegliendo la rete della Green Economy, i cittadini potranno infatti migliorare l'efficienza energetica della propria abitazione, risparmiando sulla bolletta di luce e di gas e contribuendo allo stesso tempo a ridurre l'inquinamento e a migliorare l'ambiente. L'assessore all'ambiente del Comune di Roma, Marco Visconti, ha dichiarato. Diciamo che noi stiamo già investendo sull'energia sostenibile in questa città attraverso il progetto dei tetti fotovoltaici, attraverso le smart grid, attraverso un piano di sostenibilità ambientale presentato già. Stiamo costituendo anche un osservatorio ambientale con il contributo del Ministero dell'Ambiente, per cui noi siamo pronti su Roma e già abbiamo fatto diverse cose, ovviamente anche in base a quanto è uscito fuori dalle urne per il referendum. Ovviamente bisogna sempre puntare di più sulle energie rinnovabili, sul verde, e Roma come sempre sarà capofila di questo.